in questo video. Ma perché mi avete portato qui al parco? Perché tu ora dovrai diventare una di noi. Grazie, bro. Ilari, vieni da noi, non devi diventare una bula, ti ricordi come ti hanno insegnato a casa? Ah, ok. Vieni qua. Senti, deve essere buona o cattiva? Allora, facciamo delle sfide, così almeno capiamo qualcosa. Chi vincerà, i bulli o i buoni? Ma che vuoi fare? Vieni qua, dai, vieni. Te pensi con paura di te? Ricordati che questa scuola è nostra. Ma dove pensi di andare? Beh, tranquillo, ti diamo domani e facciamo i conti, eh? Che fai, vieni a pranzo a casa? Ma chi ci viene in quella casa con te? Ma guarda che sei diventata, neanche ti riconosco. Ma che cosa vuoi? Io sto dicendo che la cosa verità! Io sto dicendo che la verità! Cosa vuoi? Ma che cosa vuoi? Sono sempre tua sorella, vergognati, guarda che sei diventata! Dove andiamo a mangiare? Ma stasera prima pizza a mangiare? No, vabbè. Allora, dobbiamo fare una cosa molto più importante del mangiare. Ah sì, è vero, dobbiamo andare a rubare le biciclette. Ah, non capisci niente. Domani Ilari rientra a scuola, è finita la sua sospensione, è finita. Quindi lei prima che rientri a scuola deve essere già una bulla come noi, così la classe sarà tutta nostra. Che stupido, ma capisci che è una cosa importante? Dobbiamo assolutamente andare a casa di Ilari, convincerla a uscire insieme a noi e trasformarla in una bulla. Sì, ma Ilari non è stupida, lo capisce che siamo delle bulle. Sì, ma fidati, sono la zia. Lei non capisce niente quando ha davanti dei trucchi, quindi manderemo lui a comprare dei trucchi per convincere Ilari a venire insieme a noi. Forza, andiamo a casa di Ilari e facciamola diventare una bulla. Allora, quindi ci vediamo davanti a casa di Ilari, va bene? Ok. Non ci posso credere. Devo assolutamente andare a avvisare tutti quanti. Roma, dobbiamo assolutamente andare al parco. Avvisa tutti, avvisa Alessio, tutti quelli che conosci. Dobbiamo assolutamente andare al parco. Sì, adesso, poi ti spiego tutto. Vogliono far diventare Ilari una bulla. Dobbiamo assolutamente fermarli. Vai, vai, vai. So che ce la vuoi fare. No. Qui è casa di Ilari. Dobbiamo convincerla a farla venire al parco con noi. Assolutamente, l'importante è fargli chiedere che siamo buoni. Quindi dobbiamo agire con molta calma, molta tenerezza e la prendiamo subito. Ci siete? Ok, ho capito. Ilari! Non capisci niente così! Fermo, suono io! Chi è la porta? Vai tu ad aprire perché sto impegnata con Messi che mi ha fatto roba un cavolà. Quest'ora. Dai, Ila, vai tu ad aprire. Oh, fai qualcosa che stai da qua da tre giorni. Fai qualcosa, sei venuto qua a casa nostra senza far niente, senza motivo. Facci te a fare qualcosa. Vabbè, vado io, va. Vai, apri, dai, almeno fai qualcosa. Dimmi a questo che è venuto a casa nostra senza motivo e non ci ha detto neanche il suo nome. Hai lasciato la porta aperta? No, io no. Magari non è cattivo, magari è solo un senza tetto. Ma io c'ho paura, Ila. Almeno mi fa compagnia. Tanto papà non c'è, il segno frega, è stato arrestato. Ma chi è? Che volete? Ma tu ancora qui a casa nostra stai, senza tetto da quattro soldi. Casa nostra, questa è casa mia. Casa tua. Oh, ma chi si parla così alle femmine? Oh, è andato, trattengo io qui. Ma chi è questo qua dentro casa di niente, lunga storia. Un senza detto che è entrato un paio di giorni fa e non se n'è andato più. Comunque andiamo da Ilari, deve diventare bulla. Senza detto, chi è la morta? Eccola là, Ilari. Dobbiamo convincerla che noi siamo buoni, che non siamo più bulle. E allora uscirà con noi. La convinco io, non ti preoccupare. Ok, andiamo. Ciao Ilari. Anche tu che ci vai qua, scusami. Uno, chi ti ha detto di venire a casa mia? Due, chi ti ha dato la via? Tre, chi ti ha dato il certificato? Quattro,
7, sei troppo piccola. 1, mi hai dato le farfalle in mano. 2, mi hai fatto sospendere. 3, mi hai dato la colpa. 4, mi hai dato i capelli in mano. 5, te ne andare via da casa mia. Basta. Noi siamo venute qua per giocare con te. Allora, abbassa canetta. Allora, poi non ti riconosco più, Nicole, perché c'hai tutti sti vestiti neri, sti capelli tutti pettinati. Ascoltami, ascoltami. Io e Lucrezia siamo venute qui per portarti al parco a giocare con noi. Ah. E Lucrezia ti ha fatto un regalo perché non siamo più bulle. Ah, capito? Ok, allora mi volete. Ah, ok, allora vi perdono. Sì, andate fuori da casa mia subito. Dagli il regalo. Vedi là, ti ho portato i trucchi per farti capire che sono buona. Ma secondo voi mi convincete con questi trucchi? Sono bellissimi. Allora, dove dobbiamo andare? Al parco. Ok, mettimi lo smalto. Grazie. Andiamo. Allora mi vado a preparare per andare al parco, ciao. Visto, è stato facile. Ilari tra poco sarà una bulla come noi. Poco in questo video. Brava Ilari, così aggressiva devi essere. Ma sta piacendo fare questa cosa da culla. Chi mangia prima tutti i panini vince. Quindi ti dà fastidio che ho vinto io? E certo che non mi può dare fastidio. Oh, ma stai calma. Ok, allora questo è il parco dove i bulli hanno dato appuntamento a Ilari per farla diventare una bulla. Ma hai visto com'è diventata Nicole poi? Ma io ve l'ho detto, cioè è incredibile. Come mi hai risposto? È proprio cambiata. Per me non sarà facile sconfiggerli oggi. Alessio, hai capito? Dobbiamo cercare di prendere Ilari per non farla diventare una bulla. Ma te devi stare tranquilla con me, ci penserò a tutto io. Cioè, ma poi hai visto chi c'è sta là? Ci sta Tiziano, il bullo, per modo di dire. Poi, che altro ci sta? Va bene, allora facciamo finta che hai Tiziano davanti. Se lui ti affronta, tu cosa fai? Io gli faccio le mosse di karate che mi hanno insegnato i miei maestri, tipo... Oh, ma dai, una calmata. Sto facendo le mosse che mi ha chiesto lei di fargli vedere. Funghetti, secondo voi dobbiamo affrontare i bulli? Se lo dobbiamo fare, iscrivetevi al canale. Più vi iscrivete e più siamo in tanti per sconfiggerli. Vi siete iscritti? Eccoli, stanno arrivando. Scappiamo, 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 scappiamo. Alessio, Alessio. Mi aspettati? Dai, vieni. Ma perché mi avete portato qui al parco? Perché tu ora dovrà diventare una di noi. Dobbiamo assolutamente cercare di fermarli. Che vuol dire? In che senso diventare una di voi? Bella, gentile, bella, va bene, bella un parolone. Gentile, carina, dolce. Amica, allora non hai capito nulla, adesso te lo spiegano loro. Essere come noi vuol dire essere fighi. Che c'è di figo? Siete vestiti di nero, cioè... Ilari, essere bullo significa che puoi fare tutto quello che ti pare. Non ti puoi lavare i denti, puoi mangiare il McDonald's quanto ti pare. Puoi non fare i compiti, puoi andare a dormire tardi, puoi fare quello che vuoi. Tutto, puoi giocare tutto il giorno. Allora, uno... A tutti voi, non dico solo a Nicole. Uno, mi hanno detto che io devo essere brava. Devo essere buona e prima il dovere, cioè prima compiti e poi il piacere. Ok ragazzi, quindi non accetto. Ehi amica, ma come fai a non accettare? Prima il piacere e poi il dovere. I miei genitori mi hanno insegnato prima il dovere e poi il piacere. Qua posso urlare quanto voglio. Io non accetto, non accetto. Non accetto. Guarda, peccato, avevo una cosina per te. Una cosina? Che cosa? Che cosa? Ha un giacchetto di pelle nero come il nostro. Guarda, no, che no. Bello. Vai, mettitelo. Fammi provare. E invece con questi occhiali qua, da oggi potrai fare tutto quello che ti pare. Ok? Grazie, bravo. Vedi che già sei una di noi? Guarda quanto sei figo con questo giacchetto e con questi occhialetti. Io sono solo figa perché so bella già da mio, quindi... Gemella, dai, proprio top, dai, su! Ok! Sono figa, io sono tamburello, sono figa, sono bello, mi canto, suono e parlo! Per me essere buona è una spalla! Dai.
Guarda, Ilari, che da domani sarai in classe con noi, così la classe sarà tutta la nostra. Sì, e potrei fare tutto quello che ti pare. Oh, quante volte mi hai detto potrei fare tutto quello che ti pare? Una volta basta, avanza, grazie. Brava, Ilari, così aggressiva devi essere. Sei proprio una bulla. Ma sta piacendo fare questa cosa da bulla? Mi sta allenando? Oh, figo, eh? Eh sì, amica, proprio così. Basta con sta amica, oh, capito? Sono amica, va bene, ok? Grazie, grazie. Vabbè ragazzi, visto che siamo bulli, andiamo a fare qualche danno per strada. Dai, oh. Dai, posso fare quello che ci pare, su. Ragazzi, avete visto? Hanno fatto diventare Ilari una bulla. No, veramente non ci posso credere. Funghetti, voi queste cose non le fate mai. Ragazzi, dobbiamo intervenire adesso, prima che si fa troppo tardi, ok? Io faccio le mosse di karate, eh? Andiamo. Sì, va bene. Guarda che sono arrivati, gli sfigati. Che sfigati. Oh, ma che cosa volete? Questo parco è nostro, anche la scuola è nostra. Ma che vuoi ancora a rompere? Siamo qua venuti per prendere Ilari, ancora in mezzo stai. Forse non avete capito, questo parco non è vostro e nemmeno la scuola. Ma che vuoi fare? Vieni qua, dai, vieni, vieni. Te pensi che ho paura di te? Quando avete finito me lo dite, che io sto un attimo qua a vedere il cielo come piove. Oggi non c'è piove, avviso, eh. Tra poco in questo video. Nico, Tiziano. Allora bulla, come va questa sfida? Penserai di vincere? Certo che vinciamo, noi siamo i bulli. Ilari, vieni da noi, non devi diventare una bulla, ti ricordi come ti hanno insegnato a casa? Ah, ok, Ilari, ma vieni con noi! Non ti facevano i compiti. È vero. Ilari, ti ricordi come ti ha detto papà Stefano? Devi essere buona. Ah, è vero. Ilari, ricorda che puoi mangiare il Mac tutte le volte. È vero. Ilari, ma ti ricordi che lo puoi mangiare anche con noi? È vero. Non studi. Ah, è vero. Ilari, ti ricordi che i compiti li devi fare? Ah, è vero. È vero. Allora, facciamo delle sfide, così almeno capiamo qualcosa. Se vinceranno i buoni, sarò una dei buoni. Mi toglierò sto giacchetto, che poi un pochetto bussa. Non di adesso. Che io sarò parte dei buoni. Mi raccomando, raga, funghetti, voi non diventate mai cattivi. Questi qua sono tutti fuori di testa. Scrivete nei commenti, secondo voi chi vince? Ok, vinceremo noi. Il primo che fa tris vince! Nicole contro Sara! Vinceremo sicuramente noi! Sara! Nicole! Soltanto la prima sfida. Vuoi la tua vincita? Fidati alla tua vincita. Ma sì che vale. Ho vinto io. E quindi ti dà fastidio che ho vinto io? Certo, che non mi può dare fastidio. Oh, ma stai calma. Non è che ti devi arrabbiare perché io l'avrei diventata una di noi. Ma che cosa vuoi? Qua ho 20 panini, 10 per Alessio del McDonald's, 10 per Alessio e 10 per Tiziano. Chi mangia prima tutti i panini vince. Aspettate che vedo i panini, Allora, 2. Vince chi mangia più panini in un minuto. 3, 2, 1, non parate. Alessio, Tiziano.
detto, in verità non sono 10, sono 9, perché uno, mentre loro fanno la sfida, io me lo mangio di nascosto. Sapete, vado pazza per il Mac. A voi piace il McDonald's? Io mo mangio. Tiziano, Alessio, ma come hai fatto a perdere? Devi mangiare solo dei panini. Ma mangio io te 10 panini in un minuto, no? Provaci. Io ho pure dato una mano, ho rubato un panino. Come rubato un panino? Vabbè, fa niente, dai. La seconda sfida l'abbiamo vinta noi. Ora Ilaria è una delle nostre. No, manca la terza e ultima sfida. Chi vincerà questa sfida deciderà se sarò una bulla oppure no. Vale, però... Mamma mia, vabbè, la potevi mangiare un po' più di panini. Terza e ultima sfida, tiro alla fune. Chi vincerà, i bulli o i buoni? Allora, chi tira più forte vince, chi cade perde. 3, 2, 1, come sempre ad un minuto. 0! Vediamo i concorrenti come se la cavano. Roma, come sta andando? Sì, sta andando bene. Fammela dopo l'intervista. Roma, però lasciala perdere, Ilari. Tira, aiutami, allora, dammi la mano. No, Ilari, non è il momento. Allora. Non è il momento. Vediamo la squadra di bulli come se ne pensa. Allora, bulla, come va questa sfida? Penserai di vincere? Certo che vinciamo, noi siamo i bulli. Ok, Tiziano. Allora, Tiziano, qual è il preferito? Ma che... non mi serve l'intervista. Dai, devo vincere. Ecco che fa il giovane Alessio. Aia, era lì. Chi vincerà? I bulli? No, i buoni. Mancano solo 20 secondi. Oh, Alessio, tira. Dai, stiamo vincendo, tira. Dai. E dai, spingi, tira questa cosa. Tira. Dai, stiamo vincendo, dai, dai, tira. Tira. Dai, stiamo vincendo. Oh, no. No, non è possibile! Tira! Ma che tira? Ma non la vedi che sto da sola? Allora, cosa è successo? Stavo a perdere! Abbiamo vinto! Sì, abbiamo vinto! Ieri è nostra! È uno di noi! Ma aspetta, come ho fatto a vincere? Chi l'ha tirato così forte? Non lo so! È stato un piacere aiutarvi. Il bene vince sempre sul male. Funghetti, non so come andrà a finire, ma iscrivetevi al canale per vedere se sarà bulla o no. Adesso io vado a casa. Casa! Dile, aspetta che dobbiamo preparare la cena. Bravo! Non finirà qui, ci vediamo domani. A scuola! Ci vediamo. Funghetti, abbiamo una sorpresa per voi. Da oggi potete ordinare il nostro fumetto. Ordinatelo nel link in descrizione. Ciao!